L'iniziativa dei parti cerca una riflessione dal punto di vista metodologico, scientifico, storiografico sulla famosa risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa. Una risoluzione che, come sapete, ha provocato molte polemiche, ha alcune associazioni, l'ANPI, l'ANPIA, l'ANED e altre ancora, hanno preso una posizione pubblica contro. Il Parri, fedele alla sua natura di istituto storico, ha preferito, invece che intervenire subito dopo la pubblicazione della risoluzione, organizzare questo evento come un momento di riflessione che riesca ad andare al di là anche della polemica politica, diciamo, immediata che la risoluzione ha provocato. Insieme a me, che mi limiterò a dare una sintesi del documento, perché non possiamo presupporre che tutti lo conoscano, ne discuteranno studiosi dell'argomento, che poi presenterò quando do loro la parola, e penseremo di fare un primo giro di interventi di circa un quarto d'ora a testa, poi vedere se vi sono interventi da pubblico e poi un secondo giro. Allora, la risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019, approvata a grande maggioranza, comincia con, come spesso le risoluzioni pubbliche, una serie di richiami, visto. Che dimostra che in realtà non si tratta di una novità, nel senso che molti di questi visti fanno riferimento a soluzioni, a risoluzioni, dichiarazioni precedenti più o meno dello stesso tenore, anche se forse non esplicite come questa. Che cosa dice questa risoluzione? È una risoluzione presa in occasione dell'80° anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e già dal primo punto sottolinea che la fine della guerra non ha avuto la stessa conseguenza per tutti i paesi, perché alcuni paesi, i paesi dell'Est, sono stati occupati per decenni a venire. Considera risoluzione il patto Molotov-Ribbentrop e i suoi protocolli segreti come l'evento scatenante la Seconda Guerra Mondiale, parla quindi e equipara in qualche misura i crimini del nazismo, del regime nazista, con i crimini dello stalinismo e di altre dittature, sottolinea come i paesi dell'Europa centrale e orientale siano rientrati nella famiglia europea alla quale appartengono con l'allargamento a est iniziato nel 2004 dopo la crisi dei regimi comunisti, considera la memoria delle vittime dei regimi totalitari, quindi si parla di totalitarismo, cioè il riconoscimento europeo dei crimini commessi dalla dittatura comunista nazista e di altro tipo, come importante per l'unità europea e per costruire una resilienza europea alle moderne minacce esterne. Queste moderne minacce esterne poi si fa riferimento, direi esclusivamente, a quelle che provengono dalla Russia di Putin.
contesta appunto il fatto che nell'agosto del 2019 le autorità russe hanno negato la responsabilità dell'accordo Molotov-Ribbentrop e hanno invece rigettato su Polonia, Stati Baltici, Occidente le cause dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e ribadisce appunto che la causa è il famigerato trattato di non aggressione Molotov-Ribbentrop. Ricorda che i regimi nazisti, comunisti e altri regimi totalitari hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni. Prende posizione contro qualsiasi forma di revisionismo che tenda a minimizzare i crimini dei regimi totalitari. E qui devo dire che gli esempi che si fanno sono soprattutto relativi alla crescente accettazione di ideologie radicali e per il ritorno al fascismo, al razzismo, alla xenofobia e altre forme di intolleranza, e così come alla collusione di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine con movimenti radicali razzisti e xenofobi di varia dominazione politica. Chiede di celebrare il 23 agosto, giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari, proclamata nel 2008, quindi per dire che, ripeto, non si tratta di novità assolute, adeguatamente inserendo nei programmi didattici e nei libri di testo l'analisi dei regimi totalitari e anche attraverso la traduzione dei lavori dei processi di Norimberga in tutte le lingue dell'Unione Europea. Invita a contrastare ogni forma di negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione e la minimizzazione dei crimini commessi dai nazisti, chiede che vi sia una memoria condivisa europea che restringa i crimini dei regimi fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato, chiede di istituire un nuovo giorno della memoria, il 25 maggio, anniversario dell'esecuzione del comandante Vito Pileschi. Vito Pileschi era un generale polacco legato al governo in esilio di Londra, che si era fatto rinchiudere volontariamente ad Auschwitz, aveva mandato poi agli alleati al governo di Londra alcuni memoriali che peraltro non erano stati creduti, aveva partecipato all'insurrezione di Varsavia, aveva partecipato al corpo polacco in Italia, quindi alla guerra in Italia. Dopo la fine della guerra aveva istituito una resistenza anticomunista in Polonia, che era stato giustiziato il 25 maggio del 1948 dal governo polacco. Quindi chiede che in nome di questa persona venga istituita una giornata internazionale degli eroi della lotta contro il totalitarismo. Sostiene alla fine, si dimostra preoccupata per l'uso continuato di simboli di regimi totalitari nella sfera pubblica e a fini commerciali, e ricorda che alcuni paesi europei hanno vietato l'uso di simboli sia nazisti che comunisti. Noi che abbiamo predato in Italia, mi pare che questo articolo sia di particolare interesse per noi, così come deplora la permanenza negli spazi pubblici di monumenti e luoghi commemorativi che esaltano figure dei regimi totalitari, e condanna il fatto
che forze politiche estremiste e xenofobe in Europa ricorrano alla distorsione dei fatti storici e utilizzino aspetti della propaganda totalitaria, tra cui il razzismo, l'antisemitismo e l'odio nei confronti delle minoranze sessuali e di altro tipo, e chiede quindi agli Stati membri di vietare di fatto i gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra forma di associazione che esalti e glorifichi il nazismo, il fascismo e qualsiasi altra forma di totalitarismo. Quindi c'è anche un aspetto di particolare rilevanza per il dibattito che in Italia, per esempio, è attualissimo, basta vedere le vicende relative alla commissione parlamentare proposta da Liliana Segre e ai discorsi di odio che hanno investito la senatrice Segre, alla quale tutti noi esprimiamo la nostra più calorosa solidarietà per l'indegna campagna alla quale è stata sottoposta e che l'ha costretta addirittura a avere una scorta per proteggerla. Ecco, quindi è, come vedete, una risoluzione articolata e complessa che pone sia problemi di interpretazione storica sia un problema più di fondo, perché è chiaro che questa è una risoluzione che ha una valenza politica all'interno del dibattito che attualmente c'è tra gli Stati dell'Unione Europea. Non possiamo non riconoscervi in parte un'influenza sempre più forte che i paesi dell'Europa centrale, dalla Polonia all'Ungheria, oppure gli Stati baltici hanno nelle politiche della memoria europea.